qui nel dopo partita della semifinale tra Vecchia Napoli contro Real Madrid, partita terminata 6-1 a favore del Real Madrid. Siamo con Sasino, autore di ben 5 reti. Veramente Sasino ha giocato veramente una buona partita, approdata in finale, voi contro affronterete la Futsal Napoli, ma ha giocato veramente una buona partita fin dall'inizio, non siete mai andati in difficoltà. Forse una partita diciamo, in cui c'è stato anche molto nervosismo, in cui diciamo, si poteva evitare. Sì, è stata una buona partita. E ci dispiace un po' per il campo, che era abbastanza impraticabile. Più nel finale, all'inizio abbiamo abbastanza giocato, però comunque diciamo, ci ha limitato un po', perché noi diciamo, giochiamo più per la tecnica e quindi si è messa un po' sulla fisicità. Sulla parte del nervosismo ci dispiace, perché è sempre la stessa storia, non con tutte le squadre, però io già lo dissi che non avevo piacere beccare Vecchia Napoli proprio per questo motivo. Il portiere sta ancora bestemmiando, diciamo che meglio evitare di parlare appunto della squadra avversaria. Allora, concentriamoci soltanto sulla vostra partita e sulla vostra prestazione. Cioè, adesso voi appunto siete i favoriti per la vittoria finale. Spero che riuscite a centrare questo obiettivo, perché comunque siete una grande squadra e comunque si vede che a parte qualche piccola pecca in difesa non concedete nulla agli avversari. No, noi ci piace giocare, ci piace fare bel calcio. Solo volta per volta correggiamo gli errori che magari vengono fatti e cerchiamo di migliorare. Cosa c'è da migliorare in questa per la finale, Sasino, secondo te? Da migliorare, non lo so, 6-1 questa qua. Da considerare, magari... scusate se intervengo, buonasera, sono Max. La considerate che non eravate al completo stasera. Cioè, no, assolutamente. Mancavano anche il portiere titolare. Mancava Cimmino, mancava Raiano, mancava il portiere titolare. Però diciamo Raffaele ha giocato portiere... una grande partita. Sì, veramente. Sì, all'altezza della situazione, diciamo. Però. Va bene così. Bella rivincita contro la Futsal Neapolis. Sì. Ti fa piacere un po'? Molto mi fa piacere, mi fa piacere moltissimo, perché comunque è stata l'unica squadra che nella regola si sono... Faccio pure fatica a dire a batterci, ma non perché non ci possono battere, perché credo veramente che c'è... Veramente il vostro organico ha qualcosina in più, però ovviamente la Futsal Neapolis è una buona formazione. Una buona squadra, sì. Poi sono bravi. E la cosa che mi fa più piacere, ti ripeto, è affrontare una squadra che vi ha dato più, sì, più difficoltà. Lui sarà molto spettacolo, devo dire. Sì. Ti dirò, se la Vecchia Napoli diciamo giocava, perché bravissima, una bravissima squadra, se giocava di più ci stava più spettacolo in questa partita, perché singolarmente loro hanno più i singoli sono, secondo me sono più bravi rispetto alla Futsal, che usa un solo gioco. Cioè la Futsal lancia la palla, gli attaccanti proteggono per girarsi. Sono spente le luci. Va bene, avrò detto la cavolata. Chiudiamo questa intervista, anche perché Max sta sono sotto stesso male. Loro che hanno spento la luce della Futsal. Vai, ma qualcuno questi 2-5 gol Stasino? Allora, qualcuno, ovviamente mi dispiace moltissimo che manca Cimmino. Cimmino è uno di quelli che ci tiene al gruppo, ci tiene alla partita e mo ci sta aspettando su WhatsApp per sapere il risultato. Grande Cimmino. È quello che magari prima di giocare ha detto che sta calmo, gioca calmo, non ti arrabbiare. Mia mamma. Mia mamma è bellissima. Vabbè, io ti auguro una buona finale, di vincere ovviamente il torneo. Grazie. In bocca al lupo, Assassino. Grazie. Ciao ragazzi. In bocca al lupo. Saluto SK. Ciao ragazzi.